Stop alla caccia in deroga. E quanto ha deciso il Consiglio regionale della Lombardia che questa mattina, con 3 astenuti, 42 sì e 28 no, ha colto le pregiudiziali presentate da Sinistra, Ecologia e Libertà e Italia dei Valori per non procedere nell'esame del progetto di legge sulla caccia in deroga. Per la presente stagione venatoria, dunque, è preclusa la possibilità di continuare a praticare l'attività venatoria riguardo alle specie protette. La decisione segue l'ordinanza della Corte di giustizia europea che aveva denunciato la non conformità della legge lombarda alla direttiva europea, rischiando pertanto una sanzione da 1 a 2 milioni e mezzo. Regione Lombardia però punta il dito contro il governo, in particolare il ministro dell'Agricoltura, al quale chiede di promuovere la revisione della legislazione nazionale. Col vietare la caccia in deroga, noi stabiliamo una sorta di razzismo ornitologico, perché diciamo che 30 specie possono essere cacciabili, 3 o 4 invece, anche se ci sono a nostro parere le condizioni, invece no. C'è anche una preoccupazione per le conseguenze economiche in un momento di crisi, perché all'attività venatoria per le specie in deroga è legato anche un indotto, tant'è vero che alla discussione di oggi erano presenti tutti i sindaci della Val Tronchia, dove sono insediate diverse fabbriche che vivono sull'indotto della caccia. La caccia in deroga, se può essere esercitata, perché in alcuni paesi d'Europa viene esercitata, debba essere fatta nelle norme e i cacciatori siano assicurati e sicuri prima che inizi la stagione venatoria di quello che possono o non possono fare, cioè non si può sempre arrivare agli ultimi giorni a dire no rispetto a delle aspettative che ci sono, ma soprattutto rispetto a delle lacune che nella legislazione italiana rispetto alla legislazione europea ci sono ancora. Proteggere il patrimonio faunistico e ornitologico, secondo le associazioni ambientaliste, è un dovere e non si può ricorrere a stratagemmi come conferire alle singole province l'onere della decisione riguardo alla caccia in deroga di specie protette. Serve piuttosto un cambiamento di mentalità. Ci sono tante altre cose da fare per essere coerenti a quello che è la tutela del patrimonio faunistico. C'è ancora molta strada da fare, vedisi nella nostra provincia tutta la questione del piano faunistico. Stiamo semplicemente facendo quello che avremmo dovuto fare da anni, cioè quello di fare in modo che l'esercizio venatorio, ecco come dice la legge, sia consentito purché non contrasti con l'esigenza di tutela della fauna.